Temporale Festival giunge alla settima edizione, quindi un compleanno importante, un compleanno che ci vede lavorare nella musica di ricerca. Certamente Temporale fa qualcosa che pochi altri fanno in Italia, ovvero cerca di investigare il rapporto fra suono, tecnologie, musica, ricerca in varie declinazioni, in vari modi. Quest'anno partiamo da un aspetto geografico, per così dire, quindi una sorta di indagine su varie espressioni musicali che provengono da vari contesti internazionali, da un lato, e dall'altro questa parola geografia che si correla ad una serie di problemi importanti della nostra società, il primo dei quali è il tema dell'immigrazione e immigrazione, al quale dedichiamo addirittura il concerto inaugurale del festival con un reading con musica curato dal Temporale Elettroacoustic Ensemble e letto da Massimo Altomare, storico esponente del rock fiorentino. Aspetti più divertenti, come per esempio il progetto Sound and Bike, voluto dall'estate fiorentina 2014, progetto che unisce da un lato il divertimento in bicicletta, la riscoperta in bicicletta del Parco delle Cascine. Saranno collocati in questa grande installazione sonora 9 gruppi musicali di varia estrazione che presenteranno musiche dal mondo, quindi con l'aiuto delle comunità straniere presenti a Firenze, ma anche di altri gruppi musicali che in qualche maniera daranno una lettura molto geografica appunto dell'espressione musicale.